Allora, piacere di presentarvi il nostro primo ospite, che abbiamo avuto l'onore di avere qui stasera e che è Antonio Giordano, grande musicista, che tra l'altro suona uno strumento che non è nemmeno semplice, non è uno scherzo, è la zabogna, che a me da sempre mi ha incuriosito, mi ha stregato, mi ha appassionato e ce lo facciamo stasera raccontare. Da lui. Sì, innanzitutto grazie per l'invito, è stato veramente un piacere. Grazie a te. La zampogna viene definita lo strumento più antico in assoluto, che pare che già 2000, più di 2000 anni fa, già al tempo dei Romani, avessero cominciato a suonare la tibia, e poi chiaramente nel corso dei secoli, soprattutto con la rivoluzione del Medioevo e con la nascita dell'Europa, lo strumento ha preso varie forme e varie tipologie. Così che in Europa quando si è costituita l'Europa, abbiamo la cornamusa, la musette e tante altre tipologie di zampogna. Il Quindi Sud c'è più Italia, di una. sì, più di una. Il Sud Italia è quello che ha dato, come dire, la maggiore spinta. Questa è una zampogna lucana, poi abbiamo la zampogna calabrese, la zampogna a paro siciliano, la surdulina del Pollino. Insomma, è uno strumento veramente che ha una lunghissima storia e che veramente va conosciuto. La cosa importante che noi come gruppo, come compagnia D'Altro Canto stiamo cercando di fare è far sì che questo strumento prima di tutto non vada perso e che non rimanga legato solamente alla tradizione del Natale. Infatti noi lo stiamo sperimentando anche nella pizzica, nella tarantella e nella tamburriata. Strumento che comunque noi siamo portati a pensare che sia legato soltanto ai canti tradizionali di Natale, invece no, è molto versatile e lo No, ritroviamo anche addirittura nei canti popolari, nella pizzica e nella tamburra. certo. Innanzitutto questo è uno strumento pastorale. I pastori quando accompagnavano le greggi nella transumanza verso prati più verdi, lo accompagnavano con questo strumento e durante le ore di riposo costruivano questo strumento a coltello. Quindi sono strumenti
artigianali. Oggi chiaramente vengono usati i torni, insomma ci sono costruttori che hanno assunto maggiori capacità, ma anticamente questo strumento veniva costruito a mano, col coltello. Volevo chiederti, la sacca? Siccome, come dicevo, è uno strumento pastorale, nella tradizione contadina non va buttato niente. Partendo dal legno, che è il legno solitamente di olivo, perché l'olivo cresce senza essere, avere tanti momenti per essere accuditi, la sacca era praticamente già anticamente veniva usata per la pelle degli animali. Quando c'era un giorno di festa che l'animale veniva, come dire, utilizzato per soddisfare la tavola, la pelle veniva usata per il trasporto sia dei legumi, dell'olio, dell'acqua, ed è una pelle solitamente di capra, questo soprattutto in Basilicata, in Campania. Per esempio negli Abruzzi e nel Molise invece usano la pelle di pecora, e chiaramente è tutto un sistema, viene concimata. Ma cambiando l'utilizzo del tipo di pelle, cambia anche il suono della zampogna, oppure non incide più di tanto, diciamo, nella musicalità, nelle tonalità? No, il suono non cambia. Rimane sempre la sacca serve appunto per, attraverso l'insulfatura, l'aria passa attraverso le ance. Anche qui le ance sono di canna, perché sono anche queste appartengono al mondo pastorale. E poi anche un altro, per essere accordata la zampogna viene usata la cera d'api, anche questo fa parte della tradizione appunto contadina. Che bello conoscere queste cose. Sì, e quindi è uno strumento che ha bisogno di tanta attenzione e manutenzione, ma soprattutto, come tutte le cose, di grandissima passione. Ma c'è anche un accordatore? Diciamo che lo strumento ha avuto una sua evoluzione. Gli antichi costruttori e suonatori suonavano ad orecchio perché non avevano una cultura musicale. Sì. Poi con l'arrivo dei musicisti, la zampogna si è perfezionata, si è evoluta. Oggi si riesce ad avere una tonalità precisa, mentre prima non poteva avvenire. Oggi invece, appunto, con l'evoluzione, con i musicisti un po' più raffinati, lo strumento riesce ad avere un'intonazione precisa. Ad esempio questa è una 3,5 palmi. Quando si dice 3,5 palmi è una unità di misura che è stata introdotta in Italia dai Borboni ed è di 22,5 centimetri, quindi misurando il bordone più lungo, che poi anche il bordone basso, si ha la misura della zampogna. Questa è una zampogna 3,5 palmi lucana in tonalità di fa, ma c'è anche la 2 palmi, la 2,5 palmi, la 3 palmi. Quindi ce ne sono varie misure. Certo, ogni misura ha una sua tonalità. Un'altra quindi cosa. Quando noi facciamo i concerti io sono costretto a portarmi 5-6 zampogne per suonare in varie tonalità, e questa è anche una cosa importante, perché così uno riesce a raccontare anche tutta la tipologia di zampogna. Bene, indubbiamente sono dei racconti che attribuiscono anche un certo romanticismo allo strumento. Volevo farti un'altra domanda. Io stasera, ovviamente ad ascoltare qualche brano con la zampogna, ti abbiamo visto fare un altro brano con una chitarra particolare che tu hai definito chitarra. No, quella è la chitarra battente. Thank you.
antichissima, si parla insomma, quella più definita intorno al 1400, e la particolarità è che ha una bombatura della cassa, e si chiama battente perché viene suonata battendo. Adesso la vediamo, ce la facciamo portare un attimo la chitarra. Viene suonata battendo sulle corde. E anche quello è uno strumento. Io in un primo momento pensavo si suonasse, diciamo, tra le corde e poi battendo sul corpo della chitarra. Invece no, si battono le corde e quindi sì, esce questo suono particolare. Esce un suono che dà anche un ritmo. Quindi infatti viene usato, sia nelle serenate, anche nelle tarantelle. E poi la particolarità è che il diametro delle corde è tutto uguale e viene accusata come... Ecco, fa sempre questa battuta che porta il tempo. C'ha un suono particolare. Sì, ecco, questa è la bombatura di cui... Guarda, è bellissima. Io ho visto, mi sono soffermato anche sui particolari. Sì. Cioè, questa è fatta interamente a mano, sì, no? Sì, diciamo che anche queste, queste... Questa è il roseto, la rosa che viene fatta, veniva fatta anche anticamente, veniva fatta con la carta. Cioè, sono delle vere e proprie sculture. Sì, sì. Diciamo che questo costruttore è forse uno dei migliori che abbiamo in Italia, e la particolarità è che è del nostro territorio, vive a Praiano, in Costiera Amalfitana, si chiama Pasquale Scala e fa degli strumenti veramente... incredibili. Dobbiamo comunque andarci a fare una passeggiata e conoscerlo, perché veramente i miei più sentiti complimenti, perché diciamo questa è cultura, è arte. Questa è la tradizione popolare. Entra nella storia, nel vivo della storia, degli usi, dei costumi di un popolo alla fine. Certo, no? Anche questo strumento qua lo suonavano non dei musicisti, ma dei pastori, dei contadini. Come posso dire, gente che veniva dal lavoro comune, quindi con questi ritmi riuscivano a fare le serenate, allietavano i momenti di festa, quando ad esempio il sabato, dopo giorni e settimane di lavoro, si riunivano per stare insieme, un taralluccio, un bicchiere di vino. E in effetti è quello che tra l'altro noi cerchiamo di fare tutti i venerdì, che insieme a voi artisti, insieme diciamo a questi stupendi racconti che appartengono alla storia di uno strumento, di un popolo, quindi degli usi e dei costumi, come dicevo prima, ci abbiniamo sempre un menù di cimentarci, diciamo, in uno di quei piatti che appartengono, diciamo, alla cucina delle mamme, delle nonne, delle massaie. È una cosa semplice alla fine. Abbiamo fatto un sugo con le polpette, che è una ricetta, come si diceva un tempo, tradizionale, che qui si fa in tutte le famiglie. E quindi abbiamo fatto questo impasto con pane raffermo, il macinato di maiale e di vitello, dell'aglio grattugiato, non esagerare perché sennò uova, sale, pepe e, la cosa importante, origano di montagna. Dopodiché, diciamo, si fanno queste polpette che vengono prima fritte rigorosamente in olio extravergine di oliva e poi vengono calate nel sugo questo pelato di pomodoro, la conserva fatta in casa, non comprata, quindi pomodoro San Marzano, e viene lasciata cuocere per almeno 3 ore, 4 ore, e viene fuori questo sugo, che poi alla fine, questo ragù che abbiamo mangiato, che abbiamo gustato, abbinato a dei paccheri di pasta fresca, non paccheri di Gragnano, che sono altrettanto deliziosi, però noi abbiamo fatto questa versione fresca e abbiamo cercato di rendere tutto più conviviale, più romantico, più magico, legato alla, diciamo, alla serata popolare, con la nostra cucina della tradizione. Come antipasto, avete visto, vi è arrivato diciamo, della ricotta fritta, che è un'altra usanza qui in paese che si fa,
diciamo, nelle famiglie, dei bocconi di ricotta di pecora passati in una pastella molto leggero, fatta a base di vino bianco, pepe bianco e sale, e poi fritta sempre in olio extravergine d'oliva, delle polpettine piccoline sempre fritte e accompagnate anche dai crostoni di pane. E poi sempre nell'antipasto abbiamo servito una zuppa di fagioli e chiodini. I chiodini, che sono i chiodini spontanei, quindi dei nostri luoghi, delle nostre montagne. Quindi io dico addirittura che in questa zuppa spesso si sente l'odore del muschio, ed è vero, è così, perché sono dei funghi che crescono sui ceppi, diciamo nelle siepi, e si sente tutto il profumo, diciamo, della montagna, dei posti diciamo campestri. E facciamo questa zuppa, come dicevo, di fagioli con chiodini e olio extravergine, e che serviamo o nell'antipasto o spesso anche come piatto unico, come primo piatto. Va bene, Antonio? I sapori di un tempo, noi sì. Stiamo cercando di noi nel nostro piccolo avanti, ci proviamo. Non è sempre facile, però comunque devo dire che questi venerdì oramai stanno diventando degli appuntamenti consueti, dove c'è tanta umanità, c'è tanta voglia di stare insieme e di godere delle cose belle della vita, che non è solo il cibo, ma sono questi momenti qua, della conoscenza, della musica, perché la musica unisce al di là di tutte le barriere, certo, al di là di tutti i colori, abbiamo lo stesso pensiero, tutte appartenenze, e penso che sia il punto fermo. E io voglio essere un poco romantico, ma io penso che sarà la cosa che salverà il mondo, la musica e nient'altro. Grazie, come tutti i venerdì, un saluto dalla Taternetta Marinella, dal nostro carissimo ospite. Grazie Antonio a voi Giordano. Per l'ospitalità. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacione. Quando sono della mamma all'orizzonte, quando lui spegne il chiasso della gente, la stanchezza addosso che non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora lì. Mi manchi, nei tuoi sguardi quel sorriso un po' inconsciente, nelle scuse a cui trovi probabilmente, sempre il modo in nulla che non scende giù. Mentre cammino a piedi nudi dentro l'anima.
Amici di In Giro per Voi Web TV, buonasera. Come tutti i venerdì siamo qui alla Tavernetta Marinella in buona compagnia, direi in ottima compagnia stasera, perché abbiamo, l'hanno definito il Tarzan della pista, il caro Iari Montella, se non che campione italiano della classe SP250. Allora, spiegaci un po' questa tua avventura e come hai raggiunto questi risultati, che sono dei risultati belli, soddisfacenti, che ti hanno aperto la strada, diciamo, ad una bellissima e grandissima carriera. Raccontaci un po'. Siamo partiti quando avevo 11 anni, quindi per esempio dell'Emilia Romagna è abbastanza tardi. Però ci abbiamo provato e... Io sono un poco ignorante in materia. Allora, quindi partire ad 11 anni con il motociclismo in Emilia Romagna è tardi. Sì. Oh mio Dio. E di solito a che età si parte? A 4 anni già si sta sulle moto. A 4 anni? Quindi con delle moto, poi alla fine non sono moto, sono delle moto in miniatura. Sì, sì, mini moto. Sì. E quindi abbiamo detto, ci abbiamo provato e quindi dai. Abbiamo fatto il 2011 e il 2012, che non abbiamo fatto niente, ci allenavamo solo. Non c'era nemmeno il pensiero di fare qualcosa di importante. Poi nel 2013 abbiamo fatto il campionato SP250 e da lì, prima gara, seconda gara, terza gara, abbiamo iniziato a prendere la mano e abbiamo fatto... Abbiamo visto che vincevamo sempre. No. Abbiamo iniziato a vincere quest'anno. Che... Hai visto che comunque iniziavano ad arrivare i risultati importanti? Sì, sì. E quindi mi ho detto, si può fare qualcosina. Ah, comunque è bello vedere dei ragazzini, diciamo, piccoli, che riescono a raggiungere dei risultati così importanti in uno sport che poi non è facile, no? Ci vuole tanto impegno, tanta dedizione e tanto allenamento. Certo. Tu prima mi dicevi che facevi anche molte ore di allenamento di palestra al giorno, no? Tra atletica e esercizi a corpo libero. Al giorno, sì, tutti i giorni. Tutti i giorni. Quindi adesso la prossima gara? Se ne parla l'anno prossimo. Quindi se ne parla con d'estate, in primavera, quando inizia? Marzo è la prima gara. Marzo-aprile. Bello. Comunque, complimenti. Grazie. E auguri, un grosso in bocca al lupo. Auguri, porta male. Un grosso in bocca al lupo e che tu possa diventare sempre più forte e sempre più grande. Grazie. Grazie.